Anche a Silvi è partita la campagna vaccinale. Postazione allestita al centro commerciale Universo, dove in fila ci sono gli ultraottantenni in attesa della somministrazione del vaccino Pfizer. Siamo partiti con due giornate, poi ne seguiranno sicuramente altre. Per oggi hanno risposto più di 650 cittadini ultraottantenni. Avremo poi anche quelli domiciliati a casa perché per le persone anziane che non riescono a deambulare. Però l'invito è quello di recarsi qui perché l'organizzazione insomma è stata complessa e siamo fiduciosi che qui possiamo snellire e vaccinare tutta l'intera popolazione che ne farà richiesta. Ci sono delle tempistiche? Sì, le tempistiche sono che adesso ovviamente in questi due giorni sarà data priorità a chi si è segnato nella piattaforma regionale ultraottantenni, successivamente ci saranno i soggetti fragili, le persone che fanno parte di alcune categorie protette e poi successivamente l'intera popolazione. Tramite l'accettazione gli operatori sanitari raccolgono l'anamnesi del paziente così da verificare in base alle patologie se è idoneo al vaccino. Una volta giunta l'autorizzazione e somministrato il vaccino, il paziente sarà registrato sulla piattaforma nazionale di coloro che hanno ricevuto la prima dose. La somministrazione della seconda è prevista per il 26 di marzo. Sta andando benissimo, le persone anziane sono stupende, sono pure emozionate di fare questa vaccinazione perché si sentono veramente come coloro che vengono salvati da questa cosa. Infatti noi stiamo dando tutto noi stessi come personale amministrativo, infermieristico, medico, perché siamo convinti che questa è la via di uscita per tutti.